Buongiorno Sicilia, parliamo di Barbie Mania, è il film più visto del 2023, ha già superato il record di incasso di $1.3 miliardi. Tutti ne parlano e dovunque ne vogliamo parlare con uno studioso di fenomeni di questo genere come il professor Davide Bennato, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Catania. Buongiorno professore, benvenuto. Allora, cos'è che fa così strabiliante questo film, oltre naturalmente il personaggio di Barbie, la bambola che tutti i ragazzini e le ragazzine conoscono da un po' di anni? Allora, sicuramente ci sono tre motivi che rendono questo film di Barbie un fenomeno globale. In primo luogo, appunto, l'iconicità della bambola, perché tutti sanno che appunto la Barbie è un prodotto celebre da tantissimo tempo, che ha attraversato diverse generazioni. Questione che ha a che fare con le caratteristiche del film, perché il film usa Barbie per fare un discorso molto ampio e molto stratificato, molto complesso sul concetto di femminismo, quindi anche propone una nuova, un nuovo discorso legato alle donne, al ruolo delle donne nella società contemporanea. E poi sicuramente c'è la componente del fatto che è un ottimo prodotto di marketing, cioè un film studiato a tavolino, molto dettagliato, molto accurato, dove c'è un'attenzione molto sofisticata per quanto riguarda la costruzione della sceneggiatura. È stata girata da una delle registe, che è Greta Gerwig, che è più importante nel trattare temi femminili, quindi sicuramente anche il prodotto in sé, meritava questa visibilità. Infatti Greta Gerwig è la prima regista donna ad avere girato un film miliardario, beato lei. Qui c'è Ryan Gosling, stupendo con questo suo taglio di capelli. Biondo Ken. Professore, ma diceva che c'è però una componente, importante di cultura femminista, che è un po' curioso, no? Uno sembrerebbe una cosa leggera, invece non è vero. Non è proprio così, nel senso che, come tutti i film scritti in maniera accurata, Barbie ha un sacco di livelli di lettura. Cioè, io per esempio sono andato a vedere il film con mia figlia, che fa la seconda media, quindi è ancora molto giovane. Lei si è concentrata sulla componente più pop, no? Più legata alla bambola, mentre io da genitore invece notavo delle riflessioni un po' sofisticate anche per quanto riguarda il ruolo della donna. Quindi la cosa affascinante è che è sicuramente un prodotto di marketing, questo non può essere assolutamente messo in discussione. La Mattel ha investito un sacco di soldi per rilanciare il proprio brand con Barbie, ma questo non vuol dire che non ci sia stata un'attenzione anche nella costruzione del prodotto culturale, cioè anche nell'attenzione alla costruzione dei personaggi. Infatti, se uno va online vede che appunto c'è un sacco di riflessioni non solo su Margot Robbie che fa Barbie, ma anche su Ryan Gosling che fa uno stranissimo Ken in cui bisognava negoziare la sua identità in questa Barbie Land, no? Davvero, quindi sicuramente è un prodotto di marketing, su questo non c'è dubbio, però è stato costruito anche per intercettare quelli che sono i gusti, le sensibilità della generazione Z, quindi delle nuove generazioni. Professore, lei diceva il marketing, ma anche la rete è stata naturalmente fondamentale per la diffusione e il successo di questo film. Addirittura leggevo un attimo fa che c'è pure Barbenheimer, fusione di Barbie e Oppenheimer, quello che si annuncia il film capolavoro di quest'anno dedicato al padre della bomba atomica americana, è vero? Allora, negli Stati Uniti, dato che i film sono usciti in contemporanea, in un momento di crisi della presenza del pubblico in sala, questo meme del Barbenheimer, cioè il fatto che le persone lo stesso giorno potevano godersi 5 ore di cinema grande e importante, prima vedendo Barbie e poi vedendo le 3 ore dei film di Nolan, Oppenheimer. Ovviamente cominciamo ad avere delle difficoltà nel collegamento. Interessanti e importanti, e questo sicuramente ha dato, come si dice, un boost, cioè ha molto
passato la voglia di andare a vedere il film di Barbie. Confesso che questo è anche uno dei motivi per cui sono andato a vederlo anch'io. Quindi sicuramente la questione dei meme, la questione della cultura pop che ha cominciato a diffondersi online ha dato sicuramente un passaggio in più che ha permesso poi a Barbie di diventare appunto uno dei film di box office più importanti di questi ultimi anni, Davvero. rendendo Greta Gerwig appunto la regista, la prima regista donna ad aver raggiunto il miliardo di dollari. E poi devo dire, è originalissima l'idea che nel mondo di Barbie e naturalmente le sue amiche siano convinte che, come dire, che il mondo sia a misura loro, a misura delle donne, no? Per cui a loro va tutto bene, cioè, vivono in un mondo dove hanno tutto, comandano tutto, vincono su tutto, non c'è il problema della cellulite, non c'è il problema del body shaming, è vero questo, quindi rovescia, come dire, partendo da questo fa capire poi come vanno le cose, che non sono affatto così. Sì, la cosa affascinante del film è che appunto ha un attacco. Secondo me il film è simpatico dal punto di vista narrativo per due motivi. In primo luogo perché c'è il meccanismo dell'inversione, cioè appunto Inversione. cosa succederebbe se ci fosse un mondo perfetto basato sul matriarcato, cioè sul fatto che le donne comandano e governano, mentre ovviamente noi sappiamo che nel mondo contemporaneo il mondo che incontrerà Barbie uscendo da Barbie è legato sul patriarcato, quindi questo meccanismo dell'inversione rende anche un crea anche una specie di spiazzamento che secondo me dal punto di vista narrativo è molto interessante. Ma poi alla fine parliamoci chiaro, l'archetipo a cui si è ispirato la sceneggiatura a cui si è ispirata la sceneggiatura di Barbie è quello di Pinocchio. Perché se noi andiamo a vedere le fasi iniziali del film, fondamentalmente ricostruiscono quelle di Pinocchio, appunto una bambina che vuole diventare una donna o comunque che vuole diventare un simbolo per una donna, e Pinocchio è un burattino che vuole diventare, quindi anch'esso una bambola che vuole diventare un essere umano. Quindi l'archetipo è piuttosto riconoscibile, anche i passaggi narrativi sono piuttosto riconoscibili. Quello che ovviamente cambia è appunto il contesto, anche diciamo così, il portato che potremmo dire culturale e ideologico, cioè la riflessione su cosa voglia dire essere una donna nel XXI E secolo. questo lo colgono tutti, secondo lei, professore? Oppure invece magari c'è uno strato che ne apprezza semplicemente la dimensione pop del personaggio e del film? Beh, diciamo che il meccanismo narrativo è costruito per andare incontro a diverse sensibilità. Io ho visto, per esempio, un sacco di polemiche online, più che altro dal lato maschile, perché sembrerebbe da uno sguardo superficiale una specie di attacco all'identità maschile. In realtà il Barbie si presenta come un enorme punto interrogativo, cioè cosa vuol dire essere uomini ed essere donne, soprattutto in questi tempi di conflitto di generi, e quindi più che altro Barbie pone delle domande prima ancora di porre delle risposte, delle questioni. Secondo me, da questo punto di vista, incontra diversi gusti, no? Perché è uno di quei film che, avendo molti livelli di lettura, e anche prendendo posizione con diversi protagonisti, uno può anche scegliere il proprio punto di vista. Io dico la verità, ho difficoltà a immedesimarmi nel discorso profondamente politico di Barbie, mentre riesco a capire invece alcuni passaggi, anche nella dimensione della critica, alcuni passaggi di Ken. Ovviamente, essendo un uomo, Un mi uomo. riesco a identificarmi in quel tipo di personaggio, il che non però comunque mi permette comunque di apprezzare il diciamo così, il conflitto protagonista-antagonista fra Barbie e Ken. L'ultima domanda che le faccio, professore, anche se lei dice delle cose interessantissime, visto però la difficoltà del collegamento, è questo. Ma dobbiamo ammettere con assoluta disinvoltura e con riconoscenza che il messaggio adesso passa attraverso, diciamo, veicoli da cui non ci si aspetta forse questo. Uno si aspetta che il messaggio passi di più da Oppenheimer che non da Barbie, è giusto? Beh, diciamo che come tutti gli oggetti culturali, il cinema nasce per creare dibattito e soprattutto per diventare uno specchio di alcune tensioni che sono culturali. Quindi io dico la verità e io andrò sicuramente a vedere anche Oppenheimer perché sono appassionato di Christopher Nolan, non mi sono mai perso un film in sala di Nolan. Però devo dire la verità, sono entrambi due film molto diversi tra di loro, che però permettono anche di cogliere i tempi che stiamo vivendo da un altro punto di vista. Cioè,
cercando anche di cogliere la sensibilità e come stanno cambiando le percezioni del tempo, ma soprattutto della nostra posizione in questo mondo che è sempre più complesso e di cui anche una bambola ci permette di riflettere su cose serie. Dopo Oppenheimer, la bomba atomica, è arrivata Barbie, insomma. Esatto. Grazie professore, è stato veramente estremamente interessante ascoltarla. Ci scusiamo per le difficoltà tecniche, ma insomma la sostanza è arrivata e come. Adesso facciamo...